Chiarisco per l'ennesima volta, soprattutto in questo momento particolare delle festività pasquali, non consentiremo a nessuno che ha la seconda casa a Palinuro di venirsi a trascorrere le vacanze, perché questi non sono motivi di urgenza, così come disciplinato dalle ordinanze. Io richiamo la mia ordinanza del 13 marzo e mi rivolgo a tutte le forze dell'ordine, mi rivolgo a tutti i gruppi che stanno ai varchi. Queste persone non debbono entrare. Certo, per me questo come sindaco è un rammarico, mi dispiace, però ve lo chiedo ancora una volta, per cortesia, soprattutto in questo momento, non dovete venire a Palinuro, perché altrimenti andremo a svanire tutto il lavoro che in questi 40 giorni stiamo facendo, e non è consentito. Quindi mi auguro che sia chiaro, chi mi sta ascoltando, chi ha la casa a Palinuro, ma soprattutto a voi concittadini di Palinuro, di comunicarmelo a me, ai vigili, li andremo a prendere nelle case, perché adesso basta, perché noi stiamo facendo davvero di tutto, stiamo buttando il sangue e questo non è possibile. Quindi sia per l'ultima volta, non è possibile. Perché pure stamattina mi è stato riferito persone che facevano la spesa se la fanno nei loro comuni. Non è possibile, perché non possiamo buttare a mare tutto questo lavoro e questo sacrificio, perché io so che cosa significa per voi rimanere a casa. Allora non è che alla fine, perché viene qualcuno a trascorrersi la vacanza, e buttiamo a mare tutto. Questo non lo consentiremo. Quindi, care forze dell'ordine, sia chiaro, chi viene a Palinuro in questi giorni deve essere denunciato. E a tal proposito io stamattina ho fatto un'ulteriore richiesta al prefetto di Salerno e al questore, chiedendo addirittura l'esercito a Palinuro in questi giorni, oltre alle forze dell'ordine in aggiunta, perché non è possibile, perché sento parlare in questi giorni chi si fa chiamare a destra, chi mette annunci che deve farsi le vacanze, non lo consentiremo a nessuno. Quindi, cari concittadini, non abbiate timore. Comunicate in questo momento particolare. I vigili stanno girando nei parchi per verificare le luci che mi stanno comunicando accese. Per cui denunceremo. Non ce ne frega niente. Sia chiaro. Scusatemi lo sfogo, però stiamo buttando il sangue dalla mattina alla sera.